Siamo con Mister Baldini alla vigilia della sfida al Catanzaro. Come sta il Catania? Catania sta bene, i ragazzi stanno bene, hanno smaltito la prestazione di Bari e abbiamo fatto una settimana completa di lavoro. È l'ultima settimana prima del Tour de Force che potevamo lavorare in un certo modo. Abbiamo caricato di lavoro i ragazzi consapevoli del fatto che non ci sarà più la possibilità di farlo giocando all'incirca ogni 3 giorni. Dalla partita di domenica all'ultima partita di febbraio abbiamo contato che ci sono 27 giorni. Il calcolo è matematico: se facciamo 27 diviso 8, che sono le partite, viene 3, non so quanto ogni 3 giorni che giochiamo. Quindi ho bisogno di avere a disposizione tutti. Era l'ultima settimana dove potevamo caricare e l'abbiamo fatto. I ragazzi, come al solito, si sono allenati bene. Sulla strada rossa-azzurra un Catanzaro grandi firme. Assolutamente sì, il Catanzaro è una squadra costruita per vincere, ha giocatori importanti, ma sono convinto che i nostri ragazzi domani saranno concentrati e pronti a fare prestazioni. Il punto sulle indisponibilità, Pinto squalificato. Pinto squalificato, rientrano Rosaia e Clayton, abbiamo a disposizione Lorenzini e tutti gli altri. Insomma, ci ha salutato ieri Frisen, che abbiamo mandato a giocare, un ragazzo molto giovane, aveva bisogno di giocare. Il resto siamo questi, insomma. La squadra ritroverà il pubblico del Massimino per alimentare la grande empatia che comunque l'ha legata alla tifoseria rossoazzurra. Abbiamo voglia di trascinare la nostra gente, il nostro popolo anche domani, e mi auguro che ci siano tante persone allo stadio. Noi abbiamo bisogno di loro. È bello parlare di campo dopo tante vicissitudini, è bello parlare del pallone che rotola, come dico sempre io. Quindi mi auguro che domani sia una bella giornata di calcio. Siamo alle domande dei giornalisti. Salvatore Emanuele per calciocatania.com, Stancampiano, Greco, Cataldi, Simonetti e Lorenzini. La truppa dei Garibaldini è completa oppure dobbiamo aspettarci dal mercato l'arrivo di qualche altro pretoriano, per così dire? Non mi piace questa cosa, nel senso che mi piace come è impostata la domanda, è divertente e ha naturalmente il suo senso logico, ma non sono i miei ragazzi, sono i nostri ragazzi. Quando dico i nostri ragazzi, sono i ragazzi dei tifosi, i ragazzi della società, i ragazzi di Catania. È logico che questi ragazzi che sono stati nominati li conosco perché li ho allenati. E sono andato sul sicuro sotto il punto di vista temperamentale, almeno quello sono andato sul sicuro. Non è assolutamente facile in questo periodo, non lo era quest'estate e non è assolutamente facile in questo periodo convincere i giocatori ad accettare Catania. Ho dichiarato la scorsa settimana che volevo e volevamo, io e il direttore, solamente giocatori che sarebbero venuti a Catania, con lo spirito giusto. Il direttore ha fatto un gran lavoro perché non era assolutamente facile portare qua Simonetti, anche se nell'ultimo periodo non stava giocando, ma ha fatto un campionato importantissimo l'anno scorso a Piacenza. Non era facile strappare Lorenzini alla Turris e il lavoro del direttore è stato molto importante. I giocatori quando si conoscono è tutto più semplice e nella situazione in cui eravamo noi e siamo noi, avevamo bisogno di giocatori che conoscessero qual era la mia idea e non abbiamo tempo per poter inserire giocatori, non possiamo permetterci di perdere tempo, noi dobbiamo fare punti e la conoscenza tra noi diventa fondamentale. Damiano Tucci per la casa di C, ecco, proprio con riferimento a queste operazioni di mercato, quanto le fa piacere essere uno dei fattori di garanzia circa il progetto sportivo del Catania? C'è un particolare in questo senso sul dietro le quinte che si sente di raccontare? Ma no, perché convincere questi ragazzi è stato veramente semplice, come è stato semplice lavorare con il resto del gruppo. Ho sempre detto che sono ragazzi che non parlano di nient'altro che non sia il campo, il calcio. Non si preoccupano di tutto quello che circonda in questo momento la società. L'hanno dimostrato a Bari nella prima giornata dopo la sosta.
e sono convinto che lo dimostreranno partita per partita. Quindi particolari non ce n'è perché non è stato complicato. È stata complicata la trattativa, ma non è stato complicato convincere Lorenzini. È molto più complicato convincere i procuratori dei ragazzi. Gli altri, per il resto, li conoscevo e quindi il dialogo è stato diretto. Ripeto, non sono miei ragazzi, sono ragazzi che il direttore Pellegrino ha fatto un gran lavoro per portare qui, come mi sta dando una grossissima mano a compattare dall'inizio questo gruppo qui. E ora abbiamo un gruppo coeso come lo avevamo prima, non sto, anche perché sennò i risultati non si fanno. Abbiamo un gruppo coeso che ha voglia veramente di fare qualcosa di importante. Ci sarà più spazio per Leon Shipos, visti gli impegni ravvicinati? Ci sarà lo spazio per tutti quanti. Vi ho detto che da qui alla fine di da domenica alla fine di febbraio sono 27 giorni e abbiamo 8 partite. Non posso neanche immaginare che Moro, che stiamo parlando in questo momento il titolarissimo, possa fare tutti i minuti delle 8 partite, come non posso immaginare che le possa fare Greco. Io devo, poi magari le faranno, però io devo essere pronto a qualsiasi cosa e la rosa attuale mi tranquillizza sotto questo punto di vista. Sipos sicuramente è uno di quelli che farà parte di questo periodo duro di partite. Vediamo se da titolare o da subentrato, però insomma farà parte delle gare. Claudio Lonero per il podcast dell'Elefante. Domani altra gara molto complicata contro una squadra di ottime qualità. A cosa si dovrà fare maggiormente attenzione? Sono straconvinto che domani il Catanzaro venga a prenderci alti, a darci tanta pressione. Sono convinto che hanno difensori forti e che accetteranno l'uno contro uno dietro. Quindi, in fase di palleggio, bisognerà stare molto concentrati. E non ho nessun dubbio che la gara sia stata impostata così dai nostri avversari. Ma di contro, abbiamo provato a lavorare su cose concrete per poter mettere in difficoltà il Catanzaro. Noi guardiamo naturalmente nei minimi dettagli l'avversario, ma poi a me interessa particolarmente la mia di squadra. Infine una domanda sul minutaggio possibile per Lorenzini, una domanda che viene fatta da Claudio Lonero e da Giuliano Spina, come sta? Potrebbe essere titolare? Lorenzini sta bene, domenica ha giocato titolare nella Turris, quindi sta bene, non ha mai saltato una partita, non ha mai avuto un infortunio, è arrivato da un giorno, ha fatto un allenamento e quindi no, non penso che partirà titolare, però poi mercoledì rigiochiamo un'altra volta, quindi i ragazzi sanno che devono stare tutti quanti pronti.